È qui la festa? Ad Albiano sicuramente sì, visto che dopo 7 mesi in testa al campionato di eccellenza, mercoledì sera è arrivato anche il conforto della matematica. Il Porfido Albiano torna in Serie D a 2 anni di distanza dalla prima e unica esperienza nella quinta serie nazionale. Un successo netto ed indiscutibile quello ottenuto dai cembrani, che ora puntano a chiudere la stagione imbattuti e hanno nel mirino il record di punti, 78 per la precisione, ottenuto dal mezza corona nella stagione 2001-2002. Il ruolino di marcia della compagine di Orsini è stato sin qui impressionante. 19 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte. 40 gol segnati e appena 10 subiti, con 21 punti di margine sul terzetto di inseguitrici quando mancano 6 giornate alla fine. Numeri da capogiro, insomma, per quella che è la squadra più giovane del campionato. La media d'età si aggira intorno ai 22 anni e che alla lunga ha letteralmente fatto a pezzi tutta la concorrenza, comprese le corazzate Rovereto e Mori. Contro il Valle Aurina, mercoledì sera è stata partita vera. Nel primo tempo equilibrio sostanziale, ad inizio ripresa un probabile rigore negato agli altoatesini, prima della rete firmata da Dal Piazza che sbloccava il risultato in un perfetto colpo di testa. Risultato in bilico sino al 92esimo, quando Capitan Benini, il simbolo di questo Albiano, trasformava il calcio di rigore che regalava vittoria e promozione ai rossoneri cembrani, complici le sconfitte di Fersina e Maialta. A fine partita cominciava la festa, con mister Orsini osannato e portato in trionfo dai propri giocatori. Per il tecnico dell'Albiano, al suo secondo anno sulla panchina rossonera, una grandissima soddisfazione e sicuramente anche un motivo di rivincita nei confronti di chi in passato non ha creduto in lui. Al pari dei vari Agosti Tessaro, Michelone e Conci, giocatori che ad Albiano hanno trovato una propria dimensione e sono letteralmente rinati dopo le tante delusioni con la maglia del Trento. Erano altri quelli che dovevano essere protagonisti di questo campionato, però ecco, il gruppo è, come sempre detto, e questi magnifici ragazzi che hanno saputo lavorare con dedizione ci hanno portato qui, per cui in questo momento avrei da fare 3.000 dediche, però faccene una, basta una. Beh, la dedica principale sicuramente, sicuramente alla società e alla mia famiglia, sicuramente mia moglie e mio figlio. Commosso e felice anche il patron Massimo Folgereiter, che, e questo è sicuramente un piccolo record, in 7 anni di presidenza può vantare ben 2 vittorie nel campionato di eccellenza. Folgereiter si gode il successo, ma pensa già alla prossima stagione, sapendo che la Serie D non perdona e non concede errori. È bellissimo, vincere così a 6 giornate dalla fine è veramente bellissimo per i ragazzi che ci hanno creduto sempre, per la società con la quale abbiamo lavorato, con tutti i dirigenti in maniera seria, e per il nostro meraviglioso pubblico che ci segue sempre, e i nostri sponsor. È una vittoria di gruppo. E qua ad Albiano siamo di Porfido e andremo in Serie D. Basta fare i pompieri.